strategie pubblicitarie a strumento di comunicazione politica. Fin dagli anni 70 Jacques Segelat si è occupato di comunicazione politica, aveva elaborato un manifesto per i 3 candidati alle presidenziali in Francia, e cioè per Chirac, Giscard d'Estaing e Mitterrand. Per tutti e 3 Giscard vinse, e lo slogan creato per lui era "la maggioranza avrà la maggioranza". Forse ci ricordiamo di più l'altro slogan, quello creato per Mitterrand nelle successive elezioni, e questa volta Mitterrand ebbe l'esclusiva. Lo slogan era "la forza tranquilla", che è diventato famoso, e ieri sera ci dicevamo la prima regola per creare uno slogan è la semplicità. È uno slogan di una semplicità straordinaria ma estremamente forte, e la sua forza tranquilla è nel fatto che ben interpreta sia il candidato Mitterrand sia l'uomo Mitterrand che l'esigenza di un paese. Comunicazione politica dunque, ancora, per molti studiosi, filosofi e appassionati, Jacques Segelat è l'uomo che ha infranto le regole della copy strategy per passare alla star strategy, i cui principi si applicano sia alla pubblicità di prodotto che alla comunicazione politica. Per i curiosi, ecco, il testo che ancora non ho citato, il più importante sulla comunicazione politica, è "Presidente da vendere", dove viene raccontata l'avventura di Terà. Penso che il percorso fatto sia ricco e sia ricco ancora di sviluppi, perché la comunicazione politica si è evoluta e chiede oggi, grazie al web, nuove strategie. Di questi ultimi giorni mi colpiscono due fatti. Il primo, di domenica scorsa, è che il Vaticano ha incaricato Greg Burke, corrispondente della Fox News ed esperto di temi religiosi, anche membro del Lord's Day, di rinnovare integralmente la strategia comunicativa del Vaticano. Quindi ancora una comunicazione riconosciuta come strumento di grande rilievo, di grande importanza. L'altro è un tweet che si muove tra il politico e il piano personale. Un tweet postato il 13 giugno da Valérie Trippelier, la compagna di Hollande, che ha twittato per sostenere l'avversario di Ségolène Royal, ex moglie di Hollande, alle elezioni legislative. Bene, Ségolène ha perso. E qui si è scatenata la polemica tra, ripeto, la confusione, la sovrapposizione tra il piano personale e quello politico. Un tweet così potente, possiamo parlare di tweet revolution? Ancora un altro dato. Comunicazione politica in rete. Uno studio
Salve, buongiorno a tutti. Vengo a portarvi il saluto del sindaco De Magistris, che non è potuto essere oggi qui con noi a causa di precedenti impegni istituzionali, e mi ha mandato apposta per mandare un saluto e un sincero augurio di buon lavoro, perché De Magistris è ovviamente onorato dell'invito e anche molto interessato al tema del dibattito. Comunicazione politica, comunicazione è politica, la comunicazione politica rappresenta un binomio che è esso stesso un pilastro della democrazia. Basta tenere presente che fra le caratteristiche principali della democrazia verso gli antichi greci c'è la disegoria, cioè il diritto dovere a parlare, a lavorare, a esprimere, a comunicare la propria opinione, perché attraverso la disegoria si sostenevano gli altri due principi cardine della democrazia, che l'isonomia, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e l'isotimia, cioè l'uguale diritto dei cittadini a concorrere alle cariche politiche. Quindi bisogna conoscere per deliberare, e quindi è fondamentale che i cittadini parlino e comunichino, tornando direi un po' all'etimo della comunicazione politica, cioè azione comune per un fine ultimo che è la polis. È infatti fondamentale ritornare un po' a quest'etica classica dell'umanesimo, lasciandoci un po' alle spalle quella dialettica perversa dell'illuminismo, per citare Adorno o Keiner, laddove insomma i saperi e le scienze sociali, come ben sappiamo, si sono costituiti a partire dall'Ottocento e dal Novecento come dei saperi che erano funzionali al mantenimento di tecniche disciplinari di potere. Penso ovviamente a una comunicazione politica declinata come propaganda, come la costruzione della fabbrica del consenso. Noi invece pensiamo che la comunicazione politica oggi, al tempo della rete, possa essere veramente uno strumento per implementare quella democrazia sostanziale, dove la comunicazione rappresenta uno strumento attraverso il quale si possono rimuovere quei problemi di ordine economico o sociale che impediscono la completa emancipazione, diciamo, dei cittadini. La comunicazione politica come propaganda infatti rimanda a una concezione della democrazia immatura, laddove i cittadini sono in realtà vivono in una condizione di minorità, una democrazia che è ridotta a un governo dell'elite, a un governo della tecnocrazia, e dove l'esperto di comunicazione politica, nel caso dei magistrati sarei immediatamente io, è il sondaggista che si occupa della doxocrazia, si occupa di realizzare il proprio consenso. Noi invece non siamo così ingenui da pensare che i politici non siano più schumpeteriani, cioè interessati ai renziani, alla costruzione del consenso per il consenso. Però la più facilità, la maggiore facilità di accedere alle informazioni in rete, per un certo senso favorisce dei procedimenti veramente democratici, una comunicazione di tipo sostanziale, perché rimuove quella simmetria informativa rispetto alla quale i cittadini si trovano in una situazione di disinformazione riguardo alla politica. E quindi agendo come un processo pedagogico può far sì che la democrazia migliori nella nostra qualità. Noi infatti non crediamo veramente che per garantire la democrazia bisogna ridurre gli spazi della democrazia attraverso infingimenti di tipo tecnocratico. Questo che dico per esempio è una delle opinioni dei più importanti economisti del secolo breve, Samuel Brittan, economista dell'Economist e anche membro della commissione trilaterale, che sosteneva che per difendere la democrazia bisognasse in un certo senso limitarla. Noi riteniamo invece che la comunicazione politica possa, favorendo questi processi di partecipazione, aiutarci a costruire una democrazia più matura, dove la comunicazione possa essere effettivamente un'azione attiva di cittadini e politici, e per questo motivo ovviamente noi salutiamo, il sindaco saluta con grande interesse questo tipo di evento e vi auguro buon lavoro. Arrivederci. Ascensore, quindi sarà un po' più lento. Siccome credo che siamo qua tutti perché conosciamo bene Seghera, io mi assumo il compito di far cadere la conversazione sul pettegolezzo puro,
Quindi, come dire, come resistere alla tentazione di non fare domande che uno si è sempre posto, no? Leggendo i libri di Segherà, sentendo, raccogliendo gli aneddoti tantissimi, le provocazioni che Segherà ha creato o che ha subito nel corso della sua carriera. Quindi diciamo che porrò delle domande semplicissime, ma è vero, signor Segherà, che lei ha convinto Mitterrand a cambiare sarto e anche dentista perché doveva togliere due canini che lo rendevano Dracula e quindi non poteva sorridere perdendo quell'importantissima telegenia? Ma è vero che quando ha usato come testimonial Georges Pompidou, che guidava un motoscafo con i motori Mercury, poi siete stati costretti a strappare 600.000 pagine a mano di un annuncio pubblicitario che era stato bocciato dal presidente, che evidentemente non voleva diventare testimonial involontario? Signor Segherà, è vero che ha trovato il numero di Jacques Prévert sull'elenco telefonico, lo ha chiamato e lo ha convinto a fare una campagna pubblicitaria? E se è vero, come ha fatto? L'ultima cosa che gli vorrei far vedere invece, mi occupo anche dell'aspetto tecnico, quindi sarò distruggerò. Spesso io insegno ai miei studenti, qui ce ne sono tanti, dico: si può copiare, copiamo tutti in pubblicità, però bisogna copiare con stile, cioè devi fare in modo di copiare senza che te ne accorgere. Diciamo anche che quando andavamo a scuola, no, copiavamo dal nostro compagno, lui prendeva un voto più basso, noi un voto più alto, perché avevamo preso la sua idea, ma l'avevamo arricchita, elaborata, insomma, resa migliore. Allora io adesso le faccio vedere due spot brevissimi, quindi l'ultimo minuto che mi rubo. Uno è una campagna italiana che ha avuto molto successo, che è questa qui. C'è la parola, non mi rubo. Del cereale non nasconde niente, e come lo vedi, cioccolato davanti e cereali dietro. Kinder cereale, semplice, come lo vedi. Questo è uno spot che ha avuto un grande successo perché è insolitamente ironica, gli italiani insomma non sono così bravi a fare campagne di questo tipo, però c'era qualcosa che mi ricordava e penso, ripenso e vado a ricordare che nel 1982 io ero al Festival di Cannes della pubblicità e vidi uno spot di Herbalife che è questo qui. Sì, la luna è il tuo sogno italiano. La luna è il tuo sogno italiano con il tuo sogno impressionante. Posso continuare a dire ai miei studenti che bisogna copiare con stile o faccio vedere questi due spot e dico che la pubblicità si fa così? Grazie. Ricordiamo anche che oggi siamo qui grazie a una bella partnership iniziata già da qualche anno con ILAS. ILAS e Suor Orsola hanno ospitato insieme qui già per altri seminari, hanno sviluppato altri temi, quindi ancora oggi abbiamo rinnovato questo nostro legame. Adesso abbiamo parlato
mondiali della comunicazione e della creatività. Cosa si intende per creatività? Non semplicemente cambiare un paio di regole, ma cambiare tutte le regole. Quello che ha fatto Segrale sta ancora facendo in tutta la sua vita. Vedete, leggerete nei suoi libri, chi non li ha ancora letti, la sua regola di vita. E, è passato spesso per un agente provocatore. Quello che ha fatto è stato semplicemente di rompere costantemente le regole. Ed è la prima regola, appunto, di un vero creativo. Passo oltre la storia che è stata già accennata velocemente, diciamo una carriera lunghissima che non finisce, speriamo di averlo per molto tempo ancora come esempio, è un maestro che tutti noi avremmo voluto avere, a partire da Mercury e le famose 600.000 copie strappate a mano che ha citato Fulvio Iannucci, fino a un episodio molto interessante che è sfuggito e dà l'idea di come Segrà e la sua agenzia siano molto attenti al futuro della pubblicità, e cioè ha fondato un bellissimo laboratorio di ricerca che si chiama RSCG4D, immagino che voglia dire 4 Digital, e un suo epigono e direttore creativo, Stefan Siberas, ha provocato anche lui il mondo della pubblicità creando un software che produce automaticamente le campagne pubblicitarie. È successo un finimondo, perché era chiaramente una provocazione, non esiste un software che può sostituire i creativi, però per un attimo il mondo della pubblicità ha vacillato, perché di fronte alle prospettive dell'intelligenza artificiale c'è un po' di tremore, un po' di paura. Fortunatamente i creativi hanno ancora un futuro, e noi chiederemo anche a Segrà quale futuro hanno, e siamo ancora fortunati di avere Segrà. Per cui, a nome del popolo dei creativi, facciamo il benvenuto al maestro. Seguirà questo filmato, questa immagine e successione di immagini seguiranno, e comincerà il dibattito, e procederemo ogni volta così. Quindi la parte importante sarà la vostra partecipazione, e quindi faremo un esemplare di conversazione attiva mentre accadono dei fatti. Quindi cominciamo. Sono io il più felice e contento di essere qui, non voi. Perché j'habite lì.
Amo l'Italia. D'abord pour ses italiens. Innanzitutto per gli italiani. Ensuite pour ses spaghetti. Poi per la pasta, gli spaghetti. Et enfin pour Naples. E poi per Napoli. Naples est la ville de rêve. È una città da sogno. Nos villes modernes sont des villes debout. E le città moderne sono delle città un po' in qualche modo in piedi. Orgueilleuse, aggressive. Sempre fiere, aggressive. Liofilisée, propre. Liofilizzate, pulite. Incolore, inodore, sans saveur. Incolore, inodore. Naples a une odeur. A Napoli c'è un odore. Naples a la vie. C'è vita a Napoli. Qu'est-ce que j'ai aimé hier, cette traversée dans la ville, avec des ordures à droite et à gauche. È stato fantastico ieri passeggiare per la città con immondizia da un lato e dall'altro della avec strada. Avec l'image aux fenêtres. Con sì, la biancheria ai balconi. Avec les Vespa et les motos partout. Con Vespa e motorini ovunque. C'est ça la vie. E questa è vita, questa è la vita. Il faudrait mettre Naples sous verre, sous cloche, dans un musée, pour que dans 50 ans, 100 ans, quand le monde entier sera devenu New York ou Shanghai, on se souvienne de ce qu'a été une ville qui vit. Bisognerebbe davvero mettere Napoli sotto vetro, sotto una campata di vetro, in un museo, in modo che tra 50, 100 anni, quando tutte le città del mondo saranno diventate come New York o Shanghai, ci si possa ricordare di che cos'è una città viva. Alors hier, ils voulaient m'amener au restaurant. Ieri volevano condurre a cena al ristorante. Le soir où il y a la demi-finale de foot. Pensate, la sera della semifinale degli europei. Pensabile. Donc on s'est tous retrouvés chez mon prof. Quindi, qui est là. Già, ci siamo riuniti dai nostri ospiti che sono lì. Et on a regardé le match. E abbiamo ovviamente guardato la partita. Et je sais que vous serez champion d'Europe. E so che sarete campioni d'Europa. J'ai annoncé ça. J'ai annoncé ça dans les télévisions françaises il y a déjà presque un mois. E già un mese fa, l'ho detto alla televisione francese, non alla cosa di ieri. Parce que la seule équipe qui est du talent, qui est de l'intuition, qui est de l'imagination, c'est l'équipe italienne. La sola squadra che abbia talento, immaginazione, intuito è la squadra italiana. L'équipe allemande sono robot. I tedeschi sono dei robot. E ieri l'Italia ha débranché la prise. E ieri l'Italia ha staccato la spina. E il a fallu une erreur d'arbitrage pour qu'il arrive à marquer un but. E c'è voluto qua un errore dell'arbitro perché potessero segnare quel gol, diciamo. L'Espagna c'est un metronome bien réglé. E la Spagna invece è un metronomo, è tutto ben calibrato. Où tout est répété, calibré. Però tutto è anche un po' ripetitivo. E l'Italia c'est le monde folie, c'est le monde génie. Invece l'Italia è così quel momento di genio, quella genialità, la follia. Et moi je suis pour que la folie gagne. E io sono sempre a favore della follia che vince su tutto. Buon lavoro. Avant de répondre à toutes les questions que j'ai déjà oubliées, vous pouvez me poser. Présenter, je voudrais vous donner mes 7 règles de vie. Però mi presento intanto e così condivido con voi le mie 5 regole di vita. Donc, la première, la jeunesse est une maladie mentale dont on guérit quelquefois avec l'âge et comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de ne jamais guérir. Allora, prima di tutto, la giovinezza è una malattia mentale dalla quale con gli anni qualche volta si guarisce, ma io per quanto mi riguarda di restare giovane per tutta la vita. La deuxième, la plus importante, je ne suis pas toujours de mon avis. E poi la seconda, la più importante, è che io non sono sempre d'accordo con me. Je peux voter pour Mitterrand et aimer Sarkozy. Posso effettivamente votare per Mitterrand e poi farmi piacere Sarkozy. À la dernière élection, j'ai voté au premier tour pour Ségolène Royal, la gauche. Alle ultime elezioni ho votato al primo turno per Ségolène Royal, quindi della sinistra. Et au deuxième tour pour Nicolas Sarkozy, la droite. E poi invece al secondo turno per Nicolas Sarkozy, a destra. Pour équilibrer un peu les choses. Così, proprio per giocare un po', per equilibrare un po' le cose. Je pense aussi que il faut se méfier de l'argent. L'argent corrompt tout. Bisogna effettivamente diffidare del denaro, che il denaro corrompe tutto. J'ai créé une dizaine de marques en France après
bien, le départ. E ho creato una decina di marchi in Francia praticamente a partire da nulla. Comme Carte Noire, le Café de Médésir. Per esempio, la marca di caffè Carte Noire, il caffè dei miei Comme à Fleubourg. La Fleubourg, diciamo quello degli occhiali. Comme Decathlon, comme plein de marques. Insomma, tante altre marchi. Et ces personnes qui m'avaient fait confiance sont devenues milliardaires. Et les personnes, ces personnes, in qualche modo, si sont affidate à moi, poi sono diventate miliardari. Et par bonheur, pas moi. Et invece, non io. Quand je les vois, ils sont tristes. Io però ils sont gros. Non, sono tristi. Ils sont laids. Ils sont brutti, sono ingrassati. Ils ont des jolies femmes qui les trompent. Hanno belle donne al loro fianco, però li tradiscono. Ils ont de grands bateaux qui ne conduisent pas eux-mêmes. E poi hanno delle grandi barche che non sanno condurre, non sanno guidare. Rien de ce que j'aime dans la vie. Quindi nulla di ciò che in realtà invece io amo nella vita. J'ai donc un slogan: l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. E quindi io ripeto proprio sempre questo: il denaro non ha idee, sono le idee che fanno i soldi. Faites de la pub, pas du business. E quindi esorto voi, diciamo, fate pubblicità, non fate business. Mon autre règle de vie est d'être là où il faut, quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas, quand il faut. Un'altra mia regola di vita è di essere dove non dovrei essere quando dovrei esserci, e di essere dove devo essere quando non ci dovrei essere. C'est la définition de la créativité. Questo significa essere creativi. C'est comme au football. Come il calcio, in realtà. Ça s'appelle une fête. In pratica è così che poi diciamo ci si. Et vous avez vu notre équipe hier? Avete visto la squadra? Vous avez vu comment elle a marqué ses buts? Avete visto come poi hanno segnato, come ha segnato? Voilà, la pub c'est un terrain de foot. E in realtà va interpretata la pubblicità proprio come un campo. Et c'est toujours le plus malin, le plus habile, celui qui crée la différence qui gagne. È sempre quello più furbo, più abile, quello che riesce a fare la differenza, che poi vince. Et dernière règle. E l'ultima regola. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. E la vecchiaia comincia quando i rimpianti hanno la meglio sui sogni. Je n'ai aucun regret. Io non ho alcun rimpianto. Je trouve que je n'ai pas assez fait de conneries dans la vie. Non ho fatto tante sciocchezze nella vita. Que je n'ai pas assez provoqué. Non ancora. Que je n'ai pas assez craché sur le pouvoir. Non ho sufficientemente ancora provocato il potere. Que je n'ai pas assez perturbé les choses. Perturbato le cose. Et rien ne me fera regretter ce que j'ai fait. E nulla può farmi rimpiangere quello che ho fatto. Alors ensuite, il y a des règles de conduite de mon métier. Ovviamente poi, oltre alle regole di vita, ci sono poi delle regole. La communication politique. La communication politique. Qui est qu'une petite partie de mon métier. In realtà, la communication politique est une piccola parte del mio mestiere. J'ai fait 20 campagnes présidentielles par le monde. Ho curato 20 campagne presidenziali in poi tutto il mondo. J'ai eu la chance d'en voir 18 victorieuses. E ho avuto la fortuna di avere avuto 18 candidati vittoriosi. Mais j'ai fait près de 2000 campagnes de produits de consommation. Però ho fatto invece quasi 2000 campagne di prodotti, diciamo, di consumo. Mais l'excitation, le bonheur, le coït, il est dans la campagne politique. Però è vero che insomma l'eccitazione, l'esaltazione, il coito, diciamo, è tutto nella campagna, diciamo, politica. Parce qu'on fait l'amour avec un homme. Perché si fa l'amore, insomma, con l'uomo. Pas avec une lessive. No, diciamo, con un essere umano si fa l'amore, non con una bottiglietta d'acqua o con una scatola di sapone. Alors il faut trois règles absolues. La première. Le tre regole del mestiere assolute sono queste. C'est l'humilité. La prima è umiltà. Ne pas vouloir dicter à l'homme politique ce qu'il a à dire. Non si può pensare di poter dettare a un politico quello che deve dire. Se contenter d'être son micro. Ci si deve accontentare di essere il suo microfono. D'amplifier son discours. E quindi di amplificare il suo discorso. Et de définir le lieu où le discours passera le mieux. E di, per esempio, individuare, definire il luogo, la sede in cui quel suo discorso poi può essere meglio amplificato. Nous sommes dans un monde d'image, donc l'image doit être le sous-titre des mots. Viviamo in un mondo d'immagini, quindi l'immagine deve fare da sottotitolo alle parole.
Chaque lieu est un signe, chaque signe a un sens. Ogni luogo un segno, ogni segno un senso. Le moment où il faut délivrer le message. Un'altra cosa importante è definire il momento in cui poi un determinato messaggio va lanciato, va dato. Nous sommes dans un siècle où le temps est le maître de tout et où le temps efface tout. Siamo effettivamente in un secolo, viviamo in un secolo in cui è il tempo il signore di ogni cosa e quindi il tempo cancella tutto. Donc il faut choisir l'instant où le message va rester, où le message va porter. Bisogna saper scegliere l'istante, il momento in cui in qualche modo il messaggio emergerà e rimarrà. Et enfin la façon de dire. E poi il modo di dire. Comment trouver les trois mots qui vont rester gravés dans les mémoires. Trovare quelle tre parole che resteranno impresse nella memoria. Mais ne jamais se prendre ni pour un faiseur de roi, ni pour un maître à penser. Rester un technicien. Ma senza mai però pensare a se stessi come a qualcuno che può davvero creare da nulla un re o magari un maître à penser. Bisogna rimanere quello che sia, cioè dei tecnici. En fait, nous sommes la sono. In realtà è come se noi fossimo dei tecnici del suono, della comunicazione. Sans la sono, les Beatles auraient peut-être été moins entendus. Anche i Beatles probabilmente senza diciamo, un buon audio avrebbero avuto insomma meno diffusione. Mais le talent, c'était eux, pas la solo. Il talento però c'erano loro, c'erano i Beatles. Et un communicant politique, c'est un Beatles. E un comunicante politico, chi si occupa di comunicazione politica è un Beatles. La deuxième règle, c'est d'assurer la maîtrise de la campagne. La seconda regola è poi in qualche modo garantire il controllo della campagna. Les hommes politiques sont des grands gosses mal élevés. Des enfants gâtés qui ont besoin d'amour. Des bambini viziati che hanno così bisogno di essere amati. Qui sont prêts à toutes les bêtises pour un baiser du public. Pronti a fare qualunque sciocchezza per un bacio del pubblico. Et il faut en père souhaitable tenir leur timing, leur engagement, leur direction. Quindi ci vuole un padre severo, diciamo, alle loro calcagna che gli tenga i tempi, il timing. Et enfin, il faut absolument une éthique irréprochable. E poi un'altra cosa importante è che ci vuole un'etica irrépréhensible. Je n'ai jamais pu savoir quelle était l'efficacité réelle d'une campagne de publicité. Io non sono mai riuscito in realtà davvero a sapere quale fosse l'efficacia reale di una campagna pubblicitaria. Et rien ne me fera croire qu'on élit un homme pour un slogan. Nulla in realtà può farmi davvero credere che si elegga qualcuno semplicemente perché affascinati da uno slogan. Les journalistes ont dit que j'avais fait élire François Mitterrand. Ai giornalisti piace dire che nel 1981 avevo fatto eleggere François Mitterrand. Et je leur ai répondu, mais vous vous trompez, c'est lui qui m'a élu petit roi de la publicité. Io invece ho sempre ribadito che si sbagliavano in media, che era lui che mi aveva eletto così reuccio, piccolo re della pubblicità. Mais quel que soit le pouvoir de la publicité, on n'a pas le droit de le mettre dans des mains qui pourraient s'en servir comme une arme destructive de la démocratie, de la culture ou de l'avancée des peuples. Et qualunque comunque sia il potere della pubblicità, messo e non concesso che si possa far eleggere qualcuno, a maggior ragione non bisogna mai mettere questo potere nelle mani di qualcuno che in qualche modo si pensa possa minare, minacciare la democrazia, diciamo così, la libertà anche a livello culturale. C'est pourquoi j'ai refusé beaucoup de campagnes qui m'étaient proposées. Ed ecco perché in effetti ho rifiutato anche di seguire alcune campagne, molte campagne, nonostante le proposte. En particulier celle de Gaddafi. Quella di Gheddafi, per esempio. Qui m'a proposé un contrat d'un million par an pendant 10 ans, payé en Suisse. Perché mi ha proposto un contratto di un milione l'anno per 10 anni pagati direttamente in Svizzera. Et je n'ai pas de regret d'avoir dit. Non,
c'est qu'il y a toujours l'improvisation. C'est jamais une bella l'Italia, no? Perché c'è sempre un po' di suspense. Avete visto già la fine della conferenza? Diciamo, in altri luoghi abbiamo già finito, eh? Comunque non perdete il filo, si tratta d'amore. Si tratta d'amore, non perdete il filo. È la chiave che aprirà tante cose, insospettabili cose. Si è segnato, buongiorno. Sono Elio De Rosa, il coordinatore di Assocomunicazione per il Mezzogiorno. Non sono un creativo, sono il presidente di un'agenzia di comunicazione che ha sede a Napoli e a Roma. Lei comincia la sua straordinaria carriera facendo il fotoreporter e poi incontra sulla sua strada, almeno se diciamo le mie informazioni sono più o meno esatte, prima un, diciamo, della costruzione dell'agenzia, prima un esperto di corporate finance e poi aggiunge due grandi esperti di marketing che lavorano con delle multinazionali, non mi ricordo se è Procter, nell'agroconsumo. Dopodiché incomincia delle acquisizioni, tra cui anche la prima agenzia di pubblicità con cui aveva lavorato. Quanto hanno pesato sulla forza dell'agenzia e diciamo anche nella strategia worldwide che oggi diciamo la RSC ci porta nel mondo. Grazie. Je crois que l'on est intelligent et créatif à plusieurs. Le génie en publicité n'existe pas. C'est un que la réussite est dans le choix de ses associés. Et le succès, c'est anche nella scelta dei propri partner, dei propri soci. Et dans le choix, avant tout, des créatifs. In particolare dei creativi. Moi, j'ai une seule fierté. Tous les créatifs, les commerciaux que j'ai engagés il y a 20 ans, il y a 30 ans, sont aujourd'hui les patrons de l'agence. Et io ho una sola cosa di cui vado fiero, che anche tutti i commerciali che negli anni, vent'anni fa, trent'anni fa ho assunto, sono tutti, diciamo, titolari, poi insomma, sono emancipati. E praticamente aucun n'est parti. E però poi in pratica nessuno è andato via. Tu parlais di Xiberas, che ho engagé il y a 15 ans. Si parlava prima di Xiberas, che avevo assunto già in realtà 15 anni fa. E ici, per notre agenzia italienne. E per l'Italia, per esempio, qui. Il y a 22 ou 23 ans, 22 ou 23 ans,